Video straimprovvisato, io stavo studiando e per cui insomma sono intervenuta da casa. Volevo fare questo video perché mi è venuta in mente una cosa e in realtà non so se questo video riuscirò a caricarlo il 16, in realtà io spero di sì, però ci provo. Ad ogni modo se non è il 16 sarà il 17 che voi lo vedrete. E oggi è il giorno prima del mio esame di maturità e questo video lo sto facendo prettamente per me stessa perché noi abbiamo una grande fortuna qua su YouTube di poter rivivere questi momenti anche a distanza di tempo. Spesso capita di guardare i miei vlog di anni fa e di cercare di ricordarmi quelle emozioni e quei sentimenti che provavo tempo prima. Ed è una cosa fantastica, sono ricordi che anche solo con delle foto, io sono molto una persona che riflette e amo avere ricordi di me stessa di anni fa. Stessa cosa per le foto, io conservo ogni tipo di foto di quando avevo 1 anno, 2 anni, ho tutti i miei ricordi che mi piace mantenere e ho deciso che questo giorno sarebbe stato un giorno da ricordare in qualche modo. E una foto non bastava e ho deciso di fare questo video. Oggi è martedì 16 giugno 2015 e domani inizierò la maturità. Volevo sentir, cioè volevo raccontarvi, ma in realtà volevo raccontare a me stessa, quando un giorno riguarderò questo video, quello che sto provando in questo momento. Perché sento tutti dire, oddio la maturità, oddio l'ansia, matura, non fai paura, no? Dio, no, non ce la farò, moriremo tutti, non lo so. E in realtà io volevo condividere con voi quello che provavo io. E ho dei capelli schifosissimi, ma lasciate perdere. In realtà quello che provo io in questo momento è una sensazione difficile da spiegare. È una sensazione di una persona che è tanti anni che aspetta questo momento perché, come sapete, io ho fatto una scuola serale, quindi non ho 18 anni, 19 anni. Ho fatto una scuola serale dove da tanto tempo aspetto, cioè sono tanti anni che rimando questa cosa. Prima, quando facevo il diurno, l'obiettivo era quello, ma oggettivamente non l'avevo mai raggiunto. Poi, una cosa che non vi ho mai raccontato e che magari vi racconterò, io ho fatto un altro corso dove sono arrivata a tanto così dalla maturità, ma non ho finito. E poi se ci sarà modo, ma penso di sì, vi racconterò anche questa mia esperienza che, di cui non vi ho mai parlato sul canale. E ho fatto veramente, avevo già studiato tutto per la maturità e non l'ho fatta poi. Quindi è sempre stato un traguardo che ho sempre visto da lontano, cioè in realtà quasi da vicino, ma non ci sono mai arrivata. E quindi per me oggi è finalmente il giorno che aspettavo da tanti anni, perché è un traguardo che forse per voi sarà banale, soprattutto per chi è già diplomato, che magari guarda questo video. In realtà magari voi che guarderete questo video sarete già diplomati, vi direte sì, dai, vai a fare l'università. Cioè, vuoi vedere gli esami universitari come sono? Non è questo il punto del video. Il punto del video è che finalmente ho raggiunto un traguardo e che sono felice di aver raggiunto. Comunque vada, volevo descrivervi il mio stato d'animo in questo momento. E il mio stato d'animo in questo momento non è di ansia. Non ho ancora provato un vero momento di ansia dalla fine della scuola. Forse ce l'avevo anche prima, cioè prima forse ce l'avevo perché avevo tutti i miei compagni che mettevano ansia, è vero. Adesso mi sono isolata da tutto. È da quando è finita la scuola che, a parte una giornata Gardaland e la palestra, che è l'unica cosa che sto facendo, non sto uscendo, non sto facendo niente. Mi sto rilassando e sto ripassando il ripassabile senza ammazzarmi di studio. Quindi non lo so, la sto vivendo dentro una botte di vetro, direi così, e l'ho vissuta benissimo. Io ricorderò questo momento con estrema tranquillità, a differenza della maggior parte delle persone, e in realtà non sono agitata perché sono tranquilla,
sono arrivata ad aver accumulato 22 crediti, quindi sono abbastanza tranquilla che otterrò già un buon punteggio, speriamo, dallo scritto. Comunque non era un video per anticipare come andrà o meno, perché fidatevi che non so tutto, anzi, sono probabilmente le cose che non so che quelle che so, però sono tranquilla ed è questa la cosa più importante. E la fatidica notte prima degli esami non penso che mi spaventerà, perché adesso sono le 5 di pomeriggio e io penso che domani sarò tranquilla. Quindi, come andrà? Andrà. Domani sarà l'inizio di una tempesta, ma perché avrò a fianco i miei compagni che mi metteranno ansia. Io questa cosa la so già, perché io di mio sono tranquilla in questo periodo, ma so che avrò a fianco talmente tante ansie che me le faranno venire. Quindi devo cercare di stare il più tranquilla possibile e il più distaccata possibile anche dagli altri, il che non è facile. Per cui, questo è il mio stato d'animo. Io spero vivamente di riuscire a caricare questo video stasera, così da sapere il vostro stato d'animo e quello che state provando voi in questo momento. Quindi, non lo so, io finirei qui questo video, così dura anche poco. E fatemi sapere per chi di voi sta facendo l'esame di maturità, ma in realtà anche l'esame di terza media ci metterei dentro perché so che molte lo state facendo. O chi l'ha già fatto, che cosa ha provato il giorno prima dell'esame. E mi piacerebbe un sacco saperlo, sapere se le mie stesse emozioni erano le vostre, se questo senso di liberazione ce l'avevate già prima. Però forse il pensiero del dopo mi fa stare così tranquilla adesso. Quindi questi sono i miei sentimenti e saluto Ilenia, che sono io, che tra un paio di anni riguarderà questo video e mi emoziono perché in realtà lo sto facendo per me stessa questa cosa, quindi spero che riguarderò questo video nei prossimi anni. Io vi mando un bacio e grazie per aver guardato questo video, fatemi un in bocca al lupo per l'esame e lasciatemi qui sotto le vostre sensazioni. Io vi saluto, ciao!